lo dice Pupi, tipo lo racconto lì, ci siamo persi in un fiume e lui invece ha fatto un'altra strada, raccontava, no, ho visto, c'era un cerbiatto e poi c'erano delle robe che uno dice, ma chissà se è vero. Una delle cose che diceva mio padre era proprio il gol dello scudetto, gli diceva, no, perché io mi sono buttato con gli occhi aperti, ho guardato da Nova, cosa avevo gli occhi aperti, e con una palla così veloce, buttandosi così, uno dice, di solito magari ti tuffi o chiudi gli occhi o fai come... Finché poi è uscita la famosa foto o cosa, dove si vede che effettivamente, quindi ha ragione Roberto nel dire che pilotava anche l'aereo. Allora, a te faccio tre nomi e lui ne faccio altri. A te faccio Fabbri, Giagnoni e Radice, tu Mondoni con gli altri. Fabbri, Giagnoni e Radice, allora, nel racconto di mio padre, io non ho vissuto Rocco, non mi ricordo. Mio padre non aveva una valutazione molto positiva, anche perché diceva che era un Rocco che veniva dal Milan, non più motivato, così. Fabbri è stato due volte nel Torino, è ritornato nel 73-74 direi, ed era già un Fabbri un po' dimesso, ma invece il Fabbri post-Corea che viene, mio padre ne parla benissimo, peraltro con dei difetti, magari tipo una persona estremamente attaccata ai soldi, ma sul piano tecnico molto bravo. Giagnoni era una persona...